SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotec, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Un incidente sul raccordo di Casalecchio che collega la 1 con la 14 nel bolognese ha scatenato una spaventosa reazione a catena con diverse esplosioni e un ponte crollato. Si contano diversi morti e decine di feriti, imponenti le operazioni di vigili del fuoco e soccorsi. Le recensioni negative sul noto portale di viaggi TripAdvisor possono essere molto dannose per l'immagine degli esercizi, specie se fasulle. È il caso di un commento lasciato da un utente a un albergo di Rimini. Il titolare è riuscito eccezionalmente a ottenere l'eliminazione della review. Cresce il sistema della cooperazione in Emilia-Romagna. Le 5.000 imprese che ne fanno parte fanno registrare un incremento dell'occupazione dell'1,5%. Il fatturato delle COP è un terzo di quello prodotto in Italia. È stato svolto un ottimo lavoro su sicurezza e abusivismo. Seguiremo il sentiero tracciato. Queste le prime parole del nuovo prefetto di Ravenna Enrico Caterino, che si è appena insediato. Dopo 2 anni a Rovigo è arrivato in città per sostituire Francesco Russo. Continua l'ondata di caldo record che sta interessando il territorio da giorni, con temperature fino a 37 gradi in città. Secondo ARPA, e però in settimana l'aria diventerà più fresca, si attendono temporali passeggeri ma robusti. Motori, torna la vittoria alla Ducati MotoGP e lo fa grazie ad Andrea Dovizioso. Il forlivese ha concluso al primo posto il Gran Premio di Repubblica Ceca, superando il compagno di scuderia Lorenzo e il leader del mondiale Marquez. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura, i momenti di paura in A14 a Bologna, un incidente sul raccordo di Casalecchio che collega la 1 e la 14 all'altezza di Borgo Panigale nel bolognese ha scatenato una spaventosa reazione a catena con diverse esplosioni e un ponte crollato. Al momento si contano 2 morti e decine di feriti. L'incidente, poi il fuoco, poi una serie di violente esplosioni che hanno fatto crollare il ponte della tangenziale e trasformato la zona in uno scenario apocalittico. Questo è quanto accaduto poche ore fa a Bologna, nella zona di Borgo Panigale. Un effetto a catena che ha preso il via attorno alle 14, quando un camion, che probabilmente trasportava materiale infiammabile, è rimasto coinvolto in un incidente, andando in fiamme in pochi istanti e creando una serie di esplosioni che prima hanno distrutto il ponte della tangenziale e poi hanno investito 2 concessionarie che si trovavano poco distante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato l'acqua del fiume Reno per domare l'incendio, anche se le operazioni si sono rivelate molto complicate a causa dell'enorme intensità del calore sprigionato dal rogo, il tutto mentre si cerca di fare una prima stima dei danni. Dai primi riscontri sembra ci siano diversi morti e più di 60 feriti, molti di questi colpiti dalle schegge di vetro delle finestre che sono andati in frantumi dopo le esplosioni, anche se le cifre sono in continuo aggiornamento. Nel frattempo il traffico della zona è stato bloccato completamente, compresa l'autostrada A14 all'altezza del raccordo di Casalecchio. Sui social il comune di Bologna invita i cittadini a tenersi a distanza di sicurezza dalla zona dell'incendio per agevolare l'arrivo dei mezzi di soccorso e tenere libera l'area, e si raccomanda di usare i mezzi di trasporto solo se strettamente necessario. E a questo proposito andiamo a sentire anche direttamente sul posto, a pochi minuti dall'esplosione, il racconto dei testimoni. Lei dov'era quando c'è stata l'esplosione? Ero dentro al Lidl. Dentro al Lidl? E si è sentito forte? Un'esplosione fortissima. Per fortuna ero alla cassa in fondo, si sono spente tutte le luci e molte persone hanno incominciato a entrare urlando con brandelli di pelle ovunque.
Quindi c'erano tanti feriti, lei ha visto? Sì, poveretti che passavano di lì, io ero entrata da 30 secondi. In quel momento non avete capito cosa fosse successo? No, c'era l'incendio, le ragazze avevano già chiamato i vigili del fuoco, avevano già chiamato. Perché prima dell'esplosione si è visto questo fumo e si sentivano le esplosioni, si capivano che erano macchine, quindi abbiamo chiamato immediatamente. Però un botto così, d'improvviso, proprio hanno chiamato e boom. Mi racconta gli attimi in cui c'è stata l'esplosione? Ah, gli attimi prima ci sono state le esplosioni di tutte le gomme, presumo siano state le gomme del camion, dopodiché c'è stata la forte esplosione del serbatoio del camion, che ha fatto i danni che possiamo vedere qui intorno. Lei è sporco di fuliggine, cioè è arrivata anche un'onda? Sì, è arrivata l'ondata, l'onda d'urto c'è stata in casa, fortunatamente nessun problema. Cioè avete sentito proprio il botto, vi si sono rotti i vetri? I vetri no, perché avevamo le finestre aperte, le avevamo lasciate aperte apposta per evitare dei danni. Lei era in casa quando c'è stata l'esplosione, cosa ha sentito? Un botto tremendo e le porte si sono aperte, che sono d'alluminio doppie e è saltato via il coso sopra, in tutte e tre le porte, insomma è un po' sfati. E lei cosa ha pensato quando ha sentito quel botto? Io credevo fosse bruciato una bombola di questi palazzi qua. Continueremo ovviamente anche nelle prossime edizioni ad aggiornarvi su questa tremenda vicenda e ancora andiamo avanti con un altro incendio, dura ormai da 4 giorni, il grosso rogo che nella notte di giovedì scorso si è sviluppato nei pressi di una fabbrica di legname a Cava Zannona nella zona di Faenza. Ad accorgersene sono stati anche i cittadini di Ravenna e di Forlì. Sembra infatti che i fumi prodotti dal rogo si espandano in diverse zone della Romagna, percorrendo anche grosse distanze a seconda del vento. Questo è il motivo per cui molti cittadini hanno espresso preoccupazione sui cattivi odori che avvolgono alcune zone delle due città, soprattutto nelle ore mattutine. In questo momento diverse squadre di vigili del fuoco sono impegnate nella gestione dell'incendio, che si è propagato molto velocemente a causa della presenza di oltre 20.000 tonnellate di legname secco. I soccorsi in ogni caso assicurano che la situazione è sotto controllo e che non c'è alcun pericolo per la salute dei cittadini. Nei giorni scorsi la polizia di Ravenna ha arrestato una 70enne forlivese sorpresa con circa 560 grammi di hashish. La donna era già conosciuta alle forze dell'ordine in seguito a un episodio di un anno fa, quando nascose 30 grammi di cocaina nel tentativo di evitare l'arresto al figlio. La 70enne è stata fermata durante un controllo a Bagnacavallo nel Ravennate. Perquisita dagli agenti, è risultata in possesso di 11 panetti di hashish nascosti nella borsa. È stata quindi arrestata e condotta nella sua abitazione, dove per 2 giorni è rimasta agli arresti domiciliari. Stamattina si è tenuta l'udienza di convalida, che per la donna si è conclusa con l'obbligo di dimora nel comune di Bagnacavallo e il divieto di allontanamento notturno. Ancora albergatori alle prese con recensioni negative su TripAdvisor, il noto portale di viaggi, giudicate ingiuste o fasulle. Siamo andati in una struttura di Rimini in cui il titolare ha eccezionalmente ottenuto l'eliminazione di una review. Aveva deciso di cancellare la prenotazione di una stanza d'albergo a Rimini, ma erano scaduti i termini per il rimborso e quindi, in base alle norme di Booking, si è visto accreditare l'intero importo della vacanza. Arrabbiato, il turista si è sfogato sull'hotel scrivendo su TripAdvisor un'ampia recensione negativa dal titolo "Struttura da evitare". Nel momento in cui una recensione chiaramente viene fatta ai danni di un operatore che magari vuol dire è mendace e quindi non risponde alla verità e quindi non lo specchio di un semplice o comunque reale giudizio, ecco che questo diventa uno strumento veramente pericoloso, perché macchia l'identità o la buona business reputation di un'attività. Il titolare dell'albergo di lusso di Viserba, ritenendo ingiusta la recensione, ha contattato chiunque, federalberghi, antitrust, istituzioni straniere, fino al CEO di TripAdvisor, ottenendo dopo 10 giorni l'eliminazione del commento negativo, fatto questo per nulla scontato. Perché ci sono stati casi addirittura dove nessuno è riuscito o comunque con molta difficoltà a cancellare o eliminare questa recensione, e per cui io mi sento assolutamente soddisfatto, insomma, per il risultato ottenuto. Ma l'albergatore non si ferma qui e ha già presentato un esposto in procura chiedendo i danni di immagine. È vero che l'esercente può replicare, ma di fatto la recensione negativa comunque rimane.
Andiamo sul nostro portale tr24.it, aveva ingenti somme di denaro in conti correnti aperti in istituti bancari della Repubblica di San Marino. Parliamo di un commerciante di gioielli e di orologi di pregio, residente a Rimini, che vendeva anche online. Secondo la Guardia di Finanza, l'uomo era solito non dichiarare i ricavi delle vendite, mettendo in piedi un vero e proprio commercio definito occulto. In 3 anni il riminese avrebbe incassato oltre 3 milioni di euro, evitando di versare 700.000 euro tra IVA e IRAP. Il Tribunale di Rimini ha così disposto il sequestro dei beni appartenenti all'uomo dal valore complessivo di 870.000 euro tra conti correnti e un appartamento ubicato nel comune di Riccione. Salgono così a 160 gli interventi delle Fiamme Gialle in 2 anni nei confronti di soggetti interessati a significativi flussi finanziari tra Italia e San Marino. Cambiamo argomento, parliamo di economia, buona performance della cooperazione Emiliano-Romagnola che conta 5.000 imprese e fa registrare una crescita dell'occupazione dell'1,5%. Il fatturato delle COP è un terzo di quello prodotto in Italia. Imprese cooperative protagoniste tra mercato e solidarietà. Luoghi che tengono insieme competizione ed efficienza con i valori di inclusione sociale, ma danno anche un importante contributo economico e occupazionale. È questo il sistema della cooperazione Emiliano-Romagnola, che conta oltre 5.000 imprese, per oltre 242.000 addetti complessivi, e fa registrare una crescita dell'occupazione dell'1,5%. Il fatturato delle coop made in Emilia-Romagna rappresenta un terzo di quello prodotto in Italia. È la fotografia del settore emersa durante la terza conferenza regionale della cooperazione, in cui è stato presentato il rapporto biennale sullo stato della cooperazione in Emilia-Romagna. In termini di addetti, i settori più rilevanti sono quelli dell'assistenza sociale, dei servizi di supporto alle imprese, il trasporto e il magazzinaggio. Le imprese cooperative femminili sono 949 e occupano quasi 45.000 addetti, di cui il 60% opera nel settore dell'assistenza. Le cooperative giovanili sono invece 297 e occupano quasi 5.000 addetti, soprattutto nei settori del trasporto e del magazzinaggio. Le coop possono giocare un ruolo chiave nel ridisegno di un sistema produttivo che unisca sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ha spiegato il presidente della regione Stefano Bonaccini. Rappresentano una straordinaria opportunità di crescita, lavoro, investimento e maggiore occupazione. Bonaccini ha anche assicurato l'impegno di Viale Aldo Moro a combattere il fenomeno delle false cooperative, che ha spinto l'Assemblea regionale a istituire la Commissione speciale di ricerca e studio sulle cooperative spurie e fittizie. Presentazione ufficiale per il nuovo prefetto della città di Ravenna, Enrico Caterino, che ha incontrato la stampa locale. Sentiamolo. Si è presentato ufficialmente alla stampa il nuovo prefetto della città di Ravenna, Enrico Caterino, che dopo 2 anni trascorsi a Rovigo è arrivato in città per sostituire il predecessore Francesco Russo. Intenzionato a proseguire il lavoro dell'amico Russo, Caterino ha elogiato quanto fatto a livello locale in termini di sicurezza e abusivismo, assicurando il massimo dell'impegno nell'interesse delle comunità locali. Conoscendo il prefetto Russo, al quale sono legato da sentimenti di amicizia da anni, so che quello che ha fatto sicuramente ha del positivo, quindi sarà nel segno della continuità. Rafforzeremo alcune cose, logicamente, in base a quelle che saranno le esigenze che verranno rappresentate al prefetto in questi prossimi mesi. Ci sono dei temi maggiormente attenzionati? Particolarmente attenzionato no, man mano vedremo quello che ci sarà da attenzionare ancora di più. Certamente un buon lavoro è stato fatto sulle criticità, quelle più sentite, quelle più che in qualche modo in questo periodo vengono percepite di più da parte dei cittadini, tipo il tema della sicurezza, il tema dell'abusivismo. Qui a Ravenna è stato fatto un ottimo lavoro, c'è un ottimo lavoro che fanno le forze dell'ordine, quindi con il controllo del territorio. Per cui penso che io seguirò quello che è stato già fatto, cercando di migliorare per quanto è possibile. E ai cittadini di Ravenna, così come a tutti i cittadini della provincia, va il mio più caloroso saluto, un ringraziamento per questa accoglienza che ho ricevuto in questi giorni e che troverà sicuramente conferma nei prossimi giorni. E da parte mia è solo la certezza che avranno il massimo dell'impegno per fare tutto ciò che è necessario fare nell'interesse delle comunità locali.
E prosegue l'ondata di calore che ha colpito l'Emilia-Romagna con le temperature che possono arrivare fino a 37 gradi in queste ore, ma nei prossimi giorni l'aria diventerà più fresca e bisognerà stare attenti ai temporali che potrebbero colpire soprattutto a Ferragosto. L'estate addosso e anche nel suo vivo sarà ancora lunga, ma l'ondata di calore fatta registrare in questi giorni con una coda di almeno 48 ore in Emilia-Romagna resterà l'unica di questa stagione 2018 e si andrà ad attenuare nei prossimi giorni. Abbiamo ancora giornate sicuramente soleggiate con temperature ancora piuttosto alte per la giornata di oggi e anche domani, anche se le minime della notte cominciano un po' a scendere, questa sarà la tendenza anche per i giorni successivi, quindi diciamo ancora temperature attorno a 35-36 con punte anche di 37 gradi per la giornata di oggi e domani, poi temperature che torneranno un pochino più diciamo quasi nella norma, nel senso che comunque avremo temperature tra i 32-33-34 gradi poi verso il fine settimana. Il tempo resterà soleggiato, però attenzione ai temporali, fenomeni passeggeri eppure sempre più robusti e imprevedibili. Ci sono condizioni, nonostante l'alta pressione, condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, soprattutto sui rilievi e qualcosa anche in pianura, sia per la giornata di oggi ma anche nei prossimi giorni sarà un po' così, anche perché in quota cominciano ad arrivare correnti un pelino più fresche al di là delle Alpi, soprattutto verso il fine settimana. Un rischio che potrebbe concretizzarsi soprattutto per la giornata di Ferragosto, sia pure non in modo da pregiudicare le classiche gite. I modelli fanno vedere come indicazione una certa variabilità con possibilità un po' di temporali che comunque non pregiudicheranno tutta la giornata, quindi saranno fenomeni passeggeri che però porteranno diciamo un po', magari anche un po' di refrigerio nel caldo, che comunque le temperature, quello che fanno vedere i modelli, è un'attenuazione di questa fase calda. Sia in montagna che al mare? Sì, direi un po' dappertutto, più che altro in sui rilievi i temporali sono sempre più probabili, quindi è più facile che ci siano, insomma. Mentre al mare le condizioni dovrebbero rimanere un po' più stabili, anche se, come dicevo, non è escluso qualche fenomeno locale. Parliamo anche di eventi tipicamente estivi. Sulle prime colline faentine a Oriolo dei Fichi durante le serate di agosto è possibile vivere momenti di approfondimento e conoscenza della produzione vitivinicola locale con appuntamenti dedicati e degustazioni. Un agosto enologico e culturale sulle colline faentine, tra vino, musica e divertimento. Questo è quanto ci si dovrà aspettare per il mese di agosto, all'ombra della torre di Oriolo dei Fichi, con degustazioni serali guidate e relax all'aria aperta. Le novità di quest'anno saranno dedicate al mondo del vino, quindi in realtà oltre a confermare gli spettacoli, come ho detto prima, all'intrattenimento appunto degli Antar, del gruppo degli Astrofili, avremo una bellissima occasione in cima alla terrazza della torre durante il momento del tramonto di poter fare una degustazione guidata e un focus proprio sulle particolarità di questo territorio assieme a due personaggi molto importanti e conosciuti nel mondo del vino, quindi Vitaliano Marchi, un esperto per quanto riguarda l'Albana, che ha già appunto scritto da breve, hanno scritto un libro sull'Albana insieme a Giovanni Solaroli, e Francesco Falcone invece per quanto riguarda il centesimino. Quindi su queste due serate, il 10 e l'11, tratteremo il 10 l'Albana e l'11 il centesimino, che in modo ricoprono il mese di agosto. Finiremo il 29 agosto, sarà l'ultimo mercoledì di Oriolo di Sera. Dopodiché ci prepareremo per il Trattour del mese di settembre, ma questo è soltanto un altro degli eventi che per il secondo anno ripeteremo, perché comunque è un evento che coinvolge tutte le cantine di questo territorio. Ancora notizie, le brevi. Rimini. Sono stati arrestati due giovani di origine tunisina che sabato notte hanno aggredito un uomo per rubargli una catenina d'oro. La polizia è stata avvertita dalla vittima stessa, colpita con calci e pugni all'altezza di Piazzale Boscovic. Ravenna. Una donna di 40 anni e un ragazzo di 21, sorpresi a fare sesso nel sottoscala di un palazzo, sono stati sanzionati per atti osceni in luogo pubblico. A chiamare la polizia un condomino, preoccupato che fosse in atto un tentativo di stupro. Cesena. Una coppia di anziani di 80 e 77 anni è stata vittima di un incidente ieri mattina nella zona di Acquapartita. Sul posto è giunto l'elisoccorso, che però non è potuto ripartire per un problema tecnico, rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza. Rimini.
Dopo aver trovato un portafoglio con dentro documenti e un migliaio di euro, un 46enne residente in Valconca lo ha portato ai carabinieri di Cattolica. Il proprietario, un 55enne del posto, lo aveva perso in un centro commerciale di San Giovanni in Marignano. La linea passa allo sport per le ultime news. Grazie Elisabetta per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione di TR24 Sport. In apertura i motori e trionfo Ducati nel Gran Premio della Repubblica Ceca. A Brno, dovizioso al termine di un weekend perfetto, batte tutti e conquista il primo posto. Secondo arriva Lorenzo, mentre il leader della classifica Marc Marquez deve accontentarsi della terza posizione. In Repubblica Ceca è dominio Ducati con una doppietta che porta sulle due posizioni più alte del podio entrambi i suoi piloti. È dunque festa per la rossa di Borgo Panigale e soprattutto per Andrea Dovizioso che celebra il 100° GP con la Ducati strappando lo spumante dal gradino più alto del podio. Che potesse essere un buon fine settimana lo si era capito già dalla pole position conquistata dal romagnolo sul circuito di Brno al termine di una strepitosa prestazione nella seconda uscita in Q2. Era dal GP della Malesia del 2016 che Dovizioso non otteneva il miglior tempo in qualifica e bisogna andare indietro fino al 2008 per trovare una Ducati in pole position a Brno con Casey Stoner. Ottima la risposta della Desmo 16 confermata poi dal risultato in gara. Sono stato perfetto, poche parole quelle di Dovizioso per spiegare il perché del successo in Repubblica Ceca al suo decimo personale in carriera nella MotoGP. È stato un grandissimo weekend, dice a fine corsa nell'intervista internazionale. Sapevo di avere una moto veloce, ma non così. Credo di essere stato perfetto, anche se le sensazioni non erano così positive, aggiunge. Sapevo però che anche loro erano al limite con le gomme, ma io non ho mollato fino alla fine ed è andata bene. Dietro Dovizioso arriva l'altra Ducati di Lorenzo, terzo il capo classifica Marc Marquez. Rossi deve accontentarsi della quarta posizione dopo essersi portato in testa ma solo per 3 giri. Cruciale appunto la gestione del pneumatico, specie nelle fasi finali, quando sono arrivati gli attacchi di Lorenzo e Marquez, ai quali Dovizioso ha saputo rispondere da leader. Passiamo ora al calcio. Un gran gol di Papa decide la sfida di Coppa Italia di Serie C tra Ravenna e Rimini. Davanti ad un pubblico già in clima campionato, i giallorossi emergono alla distanza e conquistano i primi 3 punti ufficiali della nuova stagione aggiudicandosi il derby. Livorno, Cervia e Rimini. Cambia lo spessore e la categoria dell'avversario, cambia il contesto agonistico ma non l'esito finale, con la Ravenna vittorioso. Nella prima ufficiale da 3 punti, il match d'esordio di Coppa Italia, i giallorossi subiscono l'inizio aggressivo degli ospiti, pericolosi con il colpo di testa di Cecconi, grande risposta di Venturi che poi è attento anche sul tiro cross di Ghibré. La reazione del Ravenna è affidata a Galuppini, che batte pericolosamente dal limite, ma Scotti si oppone in 2 tempi. Vicini al gol, i padroni di casa, al 44esimo, col cross, col contagiri di Eleuteri, ma Raffini riesce solo a sfiorare il pallone. Nella ripresa, il Ravenna mantiene una qual certa supremazia, ma non riesce a finalizzare. Poi, al 29esimo, ecco la grande azione che decide il match. Da Bresciani, tocco all'indietro per Siani, che vede l'inserimento centrale di Papa e sforna un assist al bacio per il gran colpo di testa in corsa del centrocampista che mette sotto l'incrocio. I giallorossi controllano bene la reazione del Rimini che si fa vedere al tiro solo al 47esimo con Boucher, ma senza creare eccessivi grattacapi a Venturi. Finisce così 1-0 per il Ravenna che incassa, come l'anno scorso, la vittoria all'esordio ufficiale in un derby di Coppa. Alla fine a gioire al terzo Memorial Silver Sirotti è il Forlì di Nicola Campedelli. Ancora un cantiere aperto invece il Cesena di Giuseppe Angelini. Andiamo a sentire i tecnici. Mister Angelini, prima sconfitta stagionale nella seconda amichevole contro il Forlì, un suo commento in questo 2-0 che comunque è ancora calcio d'agosto, ovviamente il Cesena è un cantiere totalmente aperto. Sì, il risultato è sempre meglio vincere che perdere, però
sapevamo che potevamo avere delle difficoltà. Io sono contento del primo tempo, al di là del gol. Se andiamo proprio a vedere, i due gol sono viziati da... L'arbitro non ha visto due falli, insomma, quindi, però non è che sto qui. Però noi siamo, come hai detto te, un cantiere che dobbiamo lavorare. Nicola Campedelli, questo Forlì che conquista il terzo Memorial Silver Sirotti, un 2-0 che matura grazie a una rete per tempo, la soddisfa? Sì, sicuramente è stata una partita fatta bene, dove abbiamo creato occasioni, dove siamo riusciti a fare due gol, potevo fare altri. E contro sicuramente una squadra brava, organizzata, e quindi sono contento. Ovviamente siamo all'inizio, però tanti spunti sui quali continuare a lavorare e altri sui quali dover migliorare. È tutto per lo sport, Elisabetta, te la linea. Grazie a Marco Rossi, ora sentiamo le previsioni meteo per le prossime ore. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. Da fine luglio la nostra regione si trova interessata da una potente alta pressione che ha determinato un periodo davvero caldo e soleggiato su quasi tutta la nostra regione. Anche la nuova settimana è iniziata con sole e caldo intenso, soprattutto nelle ore pomeridiane. La giornata di martedì inizierà sempre con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il nostro territorio regionale. Solamente nel pomeriggio si attiverà qualche rovescio temporale sull'Emilia, che potrebbe risultare anche di forte intensità, soprattutto tra Piacentino, Parmense e Reggiano. Localmente i rovesci tenderanno ad avvicinarsi alle aree pianeggianti. Tempo stabile e soleggiato invece sulla parte centro-orientale della nostra regione. Le temperature saranno ancora una volta molto alte nel pomeriggio, comprese tra 30 e 37 gradi, valori minimi intorno ai 20-25 gradi, quindi farà caldo anche di notte, soprattutto nelle nostre grandi città. La ventilazione sarà debole da est-sud-est sul mare, da sud-ovest sulla nostra parte occidentale della nostra regione. La giornata di mercoledì vedrà un aumento dell'instabilità pomeridiana. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Prima dei saluti rivediamo le principali news. Un incidente sul raccordo di Casalecchio che collega la 1 con la 14 nel bolognese ha scatenato una spaventosa reazione a catena con diverse esplosioni e un ponte crollato. Si contano diversi morti e decine di feriti, imponenti le operazioni di vigili del fuoco e soccorsi. Le recensioni negative sul noto portale di viaggi TripAdvisor possono essere molto dannose per le immagini degli esercizi, specie se fasulle. È il caso di un commento lasciato da un utente a un albergo di Rimini. Il titolare è riuscito eccezionalmente a ottenere l'eliminazione della review. Cresce il sistema della cooperazione in Emilia-Romagna. Le 5.000 imprese che ne fanno parte fanno registrare un incremento dell'occupazione dell'1,5%. Il fatturato delle COP è un terzo di quello prodotto in Italia. È stato svolto un ottimo lavoro su sicurezza e abusivismo. Seguiremo il sentiero tracciato. Queste le prime parole del nuovo prefetto di Ravenna Enrico Caterino, che si è appena insediato. Dopo due anni a Rovigo è arrivato in città per sostituire Francesco Russo. Continua l'ondata di caldo record che sta interessando il territorio da giorni, con temperature fino a 37 gradi in città. Secondo ARPAE, però, in settimana l'aria diventerà più fresca. Si attendono temporali passeggeri ma robusti. Motori, torna la vittoria alla Ducati MotoGP e lo fa grazie ad Andrea Dovizioso. Il forlivese ha concluso al primo posto il Gran Premio di Repubblica Ceca, superando il compagno di scuderia Lorenzo e il leader del mondiale Marquez. È tutto per questa edizione serale del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione. Buona serata. I
Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.